la presenza questa sera qui con noi. Tra un quarto d'ora c'è lo spettacolo. Tra Capri e Sant'Angelo. Sorridi a queste onde antiche, eterna patria di marinai senza paura, tu che viaggi sempre ai vortici del nulla e non sai chimere per la chiglia, le schiume d'arcobaleni e le incerte scie di luminosa pace. Rinuncia al guado in questo attimo di luce, ma non ti celi, per chi ti cerca urli come brace. Thank you.
хмари чумаки, ідучи угору, волочать понад шпилями вози. Ще придимить солоних сніговиць, а поки править вечір дощ барвиста, скидає місто лева золотисту, єдвану шкіру сонячник дзвінить, у закапелку стигне старий дім, неначе пляцок з вогким маком крапи. Дай леве нам на щастя свою лапу, у пам'яті лиши цей перший грім. І бруку голоси, і шепіт веш, і флюєрів репіння молитовне. А злива не вчухає, невгамовна, регочі у калюжі допливеш. Ми підемо із левом по воді, і буде кави рівно по коліно. Коли покличе місто день промінний, загравши на веселковій трубі. Коли покличе місто день промінний, загравши на веселковій трубі. Era importante vederci perché ci sono delle novità, poi ci sarà un riaggiornamento il 19 di questo mese. Abbiamo contattato anche il rappresentante Solano, che abbiamo aperto Marco, abbiamo contattato l'associazione per cercare di portare avanti l'evento Ischia di Londra Zero, l'organizzazione dei mercati contadini. I riscontri sono stati per noi molto positivi perché ci danno una serie di garanzie e una serie di una seria assistenza, e quindi pensiamo di portare avanti l'iniziativa con questa associazione di categoria in una data utile, una prima data utile che arriverà a fine mese. Non vi svelo tutta una serie di dettagli perché voi
Faleggia di aderire all'iniziativa, anzi di collaborare per cercare un po' di portare anche la loro esperienza sulla nostra isola. Noi ci siamo accorti nell'incontro che, come diceva lui, hanno già esperienza, esperienza pluriennale nell'organizzare questo tipo di manifestazioni per l'iniziativa parlamentare. Infatti ci hanno detto che stanno prima, ci hanno detto noi vi forniamo stand, quindi non c'è necessità di far investire. Campagna Amica investe su Ischia perché gli altri eventi, chi partecipa a Campagna Amica acquista lo stand ed è obbligatorio. Con 400-500 euro, nella nostra, un gazzetto, nella nostra occasione invece li portano direttamente loro. Siamo riusciti a evitare questa cosa per gli imprenditori del nostro territorio, l'attrezzatura la portano loro. L'altra cosa che ci ha fatto piacere condividere è anche il sistema dei controlli, che noi abbiamo detto la volta scorsa e ci tengo a ribadirlo, ci tengo che chi viene nel nostro mercato a chilometro zero deve avere fiducia in colui che partecipa come imprenditore agricolo all'evento, quindi deve trovare i prodotti che vengono dalla nostra terra, che quella per chi vuole scongiurare e che sta scongiurando Campagna Amica, perché vogliamo invitare noi, per chi arriva in Copernico, fa rifornimento a Napoli, poi arriva a Ischia e vende i prodotti come Ischia di chilometro zero. No, poi vanno dei controlli, partono dal fascicolo aziendale, dal fascicolo agricolo, dal fascicolo aziendale, come si chiama, fanno dei controlli nelle mie aziende, una verifica effettivamente quello per chi tu stai vendendo. Prodotto e caricato sul tuo fascicolo aziendale. Questo ci tengo e ci teniamo perché è importante non tradire la fiducia dei turisti e dei consumatori in genere. L'altra cosa che ci teniamo a dirvi è che anche l'altra iniziativa, cioè di mettere in contatto le strutture ricettive, le attività di ristorazione con gli imprenditori agricoli, la stiamo portando avanti. Abbiamo avuto conferma da Celestino, dal consorzio del Comune di Sant'Angelo, ma anche da altri imprenditori che vogliono proseguire in questo solco, anzi vi dico che hanno contatti con alcuni di voi imprenditori e stanno cercando di portare parallelamente avanti anche per l'altro discorso, cioè di un'attività contro tra imprenditori e le attività commerciali che acquistano verso i fornitori del grano alimentare. Non è una sponsorizzazione con colletti, perché voi verrete, ascolterete, se vi fa piacere aderirete a Campagna Amica, dopo speriamo che li abbiamo ritenuti, almeno la prima impressione che abbiamo avuto, che sono una realtà consolidata, seria, competente, potete anche successivamente aderire al Comitato, ma nella prima fase noi sposiamo questa iniziativa con Campagna Amica e con Ischia. Ci danno il know-how, ci danno l'assistenza e ci permettono di fare un evento in un certo modo e con certe garanzie che ritengo siano necessari per l'immagine nostra come comune e vostra come comune. Oggi è il momento di ascoltare e mi addormo sul campo, sul nome della terra. Hai ragione, non me la scelgo, ma con l'anima che ti accadrei, tu sei sempre tu e nessuno è meglio di te. Io ti giuro su chi sai che cambierei, con il tuo perdono io ce la farei. Io non so più cancellarti, nei miei occhi ci sei tu e nei miei domani ancora e sempre tu. Sì, stanotte un momento vorrei
stai calma. Hai ragione, sono una scena, ma culati che tenga vorre, tu sei sempre tu e nessuno è meglio te. Tu sei sempre tu e nessuno è meglio te. Ma nessuno è meglio te. Ti chiamo Volena, quando tu mi vuoi fare.
anzi, non voglio parlare di politica perché io personalmente sto combattendo un'altra battaglia con lo Stato, perché qualcuno dice che gli italiani non devono esserci più. No, noi siamo qui! E su questo libro c'è anche la foto di mio padre, che conoscerete tutti, che ha iniziato con una grande storia, 9 figli, e la storia siamo noi, dobbiamo riprendercela. Che Serrara Fontana è un comune anomalo, è un comune che si su di un territorio che per essere collegato addirittura bisogna passare attraverso un altro comune. Separazioni, delle ripartizioni che sono sempre un po' difficile gestire, con esigenze diverse, partono dall'Epomeo per finire a Sant'Angelo. Bruno Mancini, che giunga da lontano. Ancora mi chiama la voce notturna vagante tra le mie chiese infrante. Stanotte ti ho sognato. Un palpito, un eccesso, un rombo d'amazzone giammai delusa. Non basta un sortileggio a carpire dalle parole astratte i movimenti, i suoni, i turbamenti, gli sguardi, gli impeti, gli odori, la scena illuminata dal sole o dalla luna. Non basta un incantesimo per darmi accesso all'antro labirinto del cuore di una donna. A questo pensa il sonno. Stamane ti ho sognato. Le coccole nel mare profondo che poi risucchia il pescatore appassionato. Stamane ti ho sognato. Le coccole nel mare placido, simile a bimbo che venga da lontano. Bruno Mancini, e tu? E tu, come nebbia che offusca i braceri fumanti delle prime caldarroste, lì, lungo viali alberati, della mia cara Bologna indaffarata. Nessun miraggio di gioie confonde al cane il suo padrone. E tu, come pioggia che inzuppa la rotaia urbana di un tram al capolinea, lì, tra portici uniformi della silenziosa Torino d'ottobre. Nessun deserto è breve per la lucertola randagia. E tu, come neve che ovatta frontoni e guglie di fedi spudorate, lì, tra cabaret da sballo della Parigi fulminante le mie notti. Nessun miracolo gonfia le piume di uno stanco uccello migratore. E tu,
e tu come sole d'aprile che intenerisce le zolle soffocate tra bosco e spiaggia. Lì, oltre il canneto, dai ciuffi in cima, sull'ultimo approdo della mia isola perduta. Nessun mistero, soltanto attesa. Che entri la musica. E avrai i tuoi occhi, amore mio, i tuoi capelli avrà il profumo delle viole e poi sarà l'autunno del cielo, amore mio, che si scolora lentamente. E tu sei il mare. Delle notti d'estate insieme a te, e tu sarai con me, tra le mie braccia stretta, e mi darai nuove emozioni, amore mio, le labbra, la tua pelle mi darai.